Allora, in questo breve filmato cerchiamo di far vedere un feedback su un'esperienza, appunto, su un'esperienza di didattica innovativa svolta nella classe quinta del CAT Nervi Lentini. L'argomento dell'UDA, dell'unità didattica, è l'architettura romana. L'architettura romana, noi abbiamo preparato un Padlet dove nella parte superiore del Padlet ci sono gli elementi, diciamo, per così dire, obbligatori, quei documenti, diciamo, quei materiali che i ragazzi dovevano utilizzare in modo obbligatorio. Nella seconda parte del Padlet, nella parte sottostante, invece ci sono i materiali non obbligatori, facoltativi e di approfondimento, ovviamente, no? Gli alunni che volevano approfondire alcuni argomenti avrebbero potuto guardare questi filmati. Allora, la prima parte vediamo che è costituita dalla lezione tradizionale, classica, la lezione che faccio io qua, si vede la mia immagine piccolina, la lezione che si fa normalmente in classe sull'architettura romana, una lezione di una ventina di minuti. E vicino a questo filmato c'è un PowerPoint che è stato utilizzato anche per fare il filmato, un PowerPoint con una successione di immagini e di concetti sempre sull'architettura romana. Nella parte sottostante invece abbiamo 5-6 filmati su argomenti classici, la vita quotidiana dei romani, diciamo illustrato da Alberto Angela, il Colosseo, il Foro Romano, il Circo Massimo, il Pantheon, le Terme di Caracalla e l'architettura stradale dell'antica Roma, l'architettura e le strade dell'antica Roma. E ai ragazzi abbiamo detto che loro dovevano vedere questi filmati e per ogni filmato abbiamo predisposto dicevo appunto che per ognuno di questi filmati abbiamo predisposto dei moduli di domande aperte. Per esempio, non lo so, partiamo dall'architettura del Circo Massimo, ad esempio, e abbiamo scelto le domande in funzione di quello che era contenuto nel filmato. Le domande erano a volte volutamente abbastanza un po' pedanti, proprio per costringere i ragazzi a guardare il filmato con attenzione, a memorizzare e a riguardare il filmato. E i ragazzi si dovevano appunto trovavano il link di questo modulo, lo trovavano sulla piattaforma, si registravano, il nome e cognome infatti è obbligatorio e poi rispondevano a queste domande. E se andiamo a vedere per esempio già il risultato diciamo di questo tipo di esperimento che abbiamo fatto, vediamo che abbiamo già un certo numero di ragazzi che rispondono. Qui c'è l'elenco dei ragazzi che rispondono, sono 20 ragazzi in classe, e possiamo vedere le domande, le risposte sia insieme, questa è la prima risposta elencata per tutti i ragazzi, ma possiamo vedere con questo strumento molto interessante messo a disposizione gratuitamente da Google, possiamo vedere anche privatamente il singolo compito. Il singolo compito, prendo in questo caso, abbiamo Lorenzo che ha risposto in questo modo. Abbiamo le domande e le risposte, per cui il docente in tempo reale, appena il ragazzo vede il filmato e risponde alle domande, può in qualche modo vedere cosa il ragazzo ha risposto. In effetti questa prima parte di verifica non è finalizzato appunto alla verifica delle conoscenze, delle competenze che il ragazzo ha acquisito, ma è finalizzata diciamo, a costringere il ragazzo a vedere il filmato con attenzione, a non vederlo solo così in maniera distratta, ma a vederlo e rivederlo in maniera più convincente. Poi abbiamo anche un'alunna ha predisposto una mappa mentale con il programma MindOmo e questa mappa può anche essere di aiuto perché mette insieme, diciamo, gli argomenti, le mette insieme in maniera con immagini e filmati di collegamento. Anche questo tipo di esperienza è stata utile, è stata interessante perché ha permesso ad alcuni alunni di approfondire alcuni argomenti proprio per la realizzazione della stessa.
Alla fine di questa fase, ossia della fase della visione di questi filmati, per ogni filmato appunto il riempimento di questo modulo di domande, gli alunni sono stati appunto sottoposti a una verifica complessiva, una verifica finale. Questa verifica finale è appunto è anch'essa un modulo. Apriamo questo modulo così vediamo un attimino quello che i ragazzi hanno fatto, e abbiamo appunto un attimino con i tempi qua della rete, che appunto abbiamo 20 risposte. Se entriamo nelle risposte, appunto possiamo anche dare un giudizio finale, perché in realtà l'ultimo modulo contiene un po' domande di tutti i filmati messi insieme, e noi possiamo verificare che gli alunni alla fine, vedete, hanno risposto alla prima, alla seconda domanda, ognuno ha risposto con la sua frase. Naturalmente questi quiz, diciamo, queste verifiche le abbiamo fatte a risposta aperta, non a risposta multipla, proprio per costringere il ragazzo a scrivere la risposta, a pensare al tipo di frase che doveva. Infatti alcuni si sono limitati a una risposta breve, altri hanno scritto una frase più lunga, più attinente, ma possibilmente con quello che era rappresentato nel filmato. Abbiamo anche realizzato un filmato, abbiamo, dicevo, anche realizzato un filmato del lavoro in classe, per in qualche modo per testimoniare il tipo di lavoro che è stato fatto in classe. E questo filmato lo andiamo adesso a vedere. Andiamo a vedere questo filmato. Allora, vediamo che i ragazzi, appunto, con l'auricolare o con la cuffia vedono il filmato e conseguentemente rispondono al modulo, tutto, diciamo, col computer. Ecco, vedete, qui il ragazzo sta vedendo il filmato sul Pantheon, e poi successivamente alla visione del filmato, qui vediamo un ragazzo invece che vede il filmato sul Circo Massimo, tutta la ricostruzione, diciamo, del Circo Massimo. Sono tutti filmati, questi qua, scelti da noi docenti proprio per garantire anche la qualità. Sono filmati di Alberto Angela, sono filmati anche di altri, ma diciamo con origine garantita, appunto. Anche qui i ragazzi vedono il Circo Massimo. Il Circo Massimo è stato un argomento che li ha particolarmente interessati, li ha particolarmente stimolati. E contemporaneamente, appunto, dicevo, alla visione dei filmati rispondono alle domande. È un modo, diciamo, alternativo di studiare, di applicarsi. Ecco, qui c'è Alberto Angelo che parla. Dicevo che oltre a questo tipo di verifica, abbiamo anche sperimentato la classica interrogazione, se così possiamo definirla. La classica interrogazione, e vediamo il ragazzo. Non abbiamo filmato tutte le interrogazioni di tutti i ragazzi, ma ne abbiamo preso una così a caso, di un alunno così dire medio, e vediamo che cosa ne è venuto fuori. Senti, che diciamo, studiare in questo modo, con questa tecnica, secondo te, rispetto a come facevamo gli anni precedenti, è meglio, è peggio, è una cosa per me? Dimmi perché. Io da quando faccio queste video lezioni prendo velocemente, rimango in testa le cose anche a distanza di 3 settimane, penso. Va bene, ti ringrazio, ok. Vediamo adesso. Volevo chiederti un'altra cosa. Ma dopo aver studiato tutte queste cose, dopo aver visto questi filmati, se capita che vai a Roma, ti vedo voglia di andare a vedere queste cose? Principalmente, soprattutto. E la prima cosa che vorrei vedere appena arrivo a Roma, cosa sarà? Circo Massimo.
Circo massimo, anche però se ti devo dire il circo massimo è rimasto molto poco. Sì, e se noi facciamo il purtroppo. confronto tra il circo massimo e il Pantheon, il Pantheon è quasi intero, il circo massimo si vede solo, però lo stesso. Ma dà sempre quella maestosità, quella grandezza che hai visto nel filmato. Ok, grazie Daniele. Ciao. Vediamo adesso un pezzettino, diciamo, dell'interrogazione, così, insomma, dell'esposizione orale dell'alunno. Piombo dalle. Vediamo se ti ricordi qualcosa del Pantheon. Sì, è una struttura di forma circolare che è tutta costruita interamente in calcestruzzo e travertino. La cupola ha un diametro di 44 metri ed è appoggiata su 8 pilastri di coltronco cao, per essere più leggeri. I principi fondamentali della cupola sono la costruzione di robusti contrafforti e degli anelli attorno alle esse di pietra. Il foro centrale è l'albero di diametro. All'interno è rivestita interamente di marmi pregiati e di travertino. Le porte, ti Le ricordi le porte sono rivestite di bronzo e sono alte 7 metri, come le travi che una volta erano rivestite di porte? bronzo. Senti, invece del Circo Massimo cosa ti ricordi? Il Circo Massimo era un'arena dove si facevano gare con le bighe, con le quadrighe, che erano una squadra di cavalli, di quattro cavalli. La pista è larga 80 metri. Ed è lunga quasi mezzo chilometro. Beh, in conclusione siamo molto soddisfatti di questo esperimento fatto. Siamo soddisfatti perché la quasi totalità, ma non dico la quasi, la totalità degli alunni si è impegnata in maniera tranquilla, insomma, si sono divertiti a fare questo tipo di lavoro e hanno sicuramente avuto l'esperienza di avere un contatto appunto con la Roma antica, con le sue architetture. E questo stesso tipo di risultato, secondo me, non si sarebbe potuto raggiungere con i metodi tradizionali. La maggior parte, molti di loro, non avrebbero neanche toccato il libro, come purtroppo avviene molto spesso ormai, oggigiorno. E per cui solo una piccola parte dei soliti ragazzi bravi, scolarizzati in maniera tradizionale, avrebbero, diciamo, avuto le competenze, le conoscenze necessarie. Invece, in questo modo, io credo che chiunque, tutti i ragazzi, ovviamente ognuno con le proprie poi capacità espositive, con le proprie capacità anche, diciamo, di approfondimento, è venuto a contatto in maniera positiva con gli argomenti proposti dall'Audia. Grazie.